Natasha, qual è il tuo status? Natasha! Aspetta! Uno dei protagonisti principali di Capitan America The Winter Soldier è la vedova nera Natalia Natasha Alianovna Romanova, alias Natasha Romanov. Sta la macchina in sicurezza. Vediamo la storia editoriale del personaggio. La vedova nera è l'ultima discendente degli zar Romanov, prima ballerina del teatro Bolshoi. Le sue origini sono alquanto oscure perché non è possibile stabilire la sua vera età, dato che aveva circa 8-10 anni durante la Seconda Guerra Mondiale, mentre oggi ci appare ancora come una giovane donna di circa 30 anni. Quando era ancora molto piccola, la setta dei mercenari ninja, nota come la Mano, decise di rapirla, dato la sua attitudine nell'apprendimento delle arti marziali, per farne la loro arma suprema, ma fu salvata dagli sforzi congiunti di Capitan America e di Logan, il futuro Wolverine. Successivamente venne addestrata per conto del KGB dal soldato d'inverno James Barnes, l'ex Bucky, allo scopo di farne una spia da impiegare durante la Guerra Fredda, e si suppone che in questo periodo la sottoposero a qualche trattamento che ne rallenta l'invecchiamento. Nonostante fosse promessa ad un altro uomo, Alexei Shostakov, il futuro Guardiano Rosso, una sorta di Capitan America sovietico, lei e Barnes iniziarono una storia d'amore clandestina che terminò quando il KGB decise di mettere in stato vegetativo il soldato di inverno, The Winter Soldier. Suo marito Alexei, col quale Natasha si è sposata giovanissima, è stato ritenuto morto da lei e dai lettori ben due volte. E la seconda volta, per circa 30 dei nostri anni, la sua morte trentennale è quindi avvenuta sul The Avengers numero 44, prima serie, per poi ricomparire nell'arco narrativo The Widow. Inizialmente appare come un antagonista di Iron Man, siamo nel periodo della Guerra Fredda, ma in seguito, dopo aver tradito il governo russo, innamoratosi di Occhio di Falco e adottato un costume ricco di gadget e armi ipertecnologiche, si unisce al gruppo dei Vendicatori. Più tardi la vedova nera diventa un agente esterno del famoso gruppo di spionaggio denominato SHIELD. Nel corso degli anni è stata protagonista di una storia sentimentale con Devil, tanto da dividerne la testata per qualche periodo. Sebbene la storia con Matt sia finita, i due rimangono alleati fidati che talvolta attendono a riaccendere la loro passione. È stata anche a capo dei campioni di Los Angeles. La vedova nera è un agente SHIELD di livello 10, il grado più alto, ed è stato uno degli agenti impiegati da Nick Fury durante la sua guerra segreta contro l'Atvenia. Nel film The Winter Soldier la vedova nera è interpretata dalla splendida rossa Scarlett Johansson, che si è sottoposta a duri allenamenti per poter girare le scene. Ricordo che Scarlett Johansson è attualmente in gravidanza, ma vediamo insieme una scena tratta dal film The Captain America The Winter Soldier. Natasha. Natasha, qual è il tuo status? Natasha! Aspetta! Sta la macchina in sicurezza.